Ci siamo. Bello a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Prengeluca nel nuovo studio. Finalmente non vedevo l'ora, si torna qui in scena perché è da un po', ormai una settimana e mezza che non registro video e non pubblico niente sul canale. Quindi ero veramente euforico nel farlo, nel registrare qui nel nuovo studio. Dato che il vecchio è stato totalmente abbandonato, distrutto e tutto il resto, qui sto creando qualcosa di veramente incredibile. Siamo solo al 20%, insomma ci sono praticamente solo le mura dipinte e qualche altra piccola chicca che vedrete prossimamente qui sul canale. Quindi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto. Dopo circa 3 anni di esperienza qui su YouTube sono riuscito a studiarmi nei minimi dettagli tutto quello che mi serve all'interno di questo nuovo studio. Infatti sto studiando tutto alla perfezione in modo tale da farci stare tutto quello che mi serve nel momento in cui mi serve e quindi essere il più produttivo possibile all'interno di una stanza che è di soli 2,90 m per circa 4,50 m. Per tutto intendo la mia scrivania principale che è proprio qui alla mia destra, il mio desk setup non è ancora pronto, per questo non ve lo mostro, è molto provvisorio per il momento e quindi voglio aspettare di realizzarlo al meglio. Quindi se non l'avete ancora fatto vi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina. Inoltre, oltre alla scrivania principale dove ci sarà il mio computer, avrò una seconda scrivania dedicata a quella che sono i miei video, quindi ripresa frontale con ripresa dall'alto, quindi doppia inquadratura. Prossimamente acquisterò anche una nuova fotocamera, almeno spero di riuscire a farlo molto molto presto perché sono un po' indeciso su quale comprare e tutto il resto. In ogni caso, quindi doppia scrivania in modo tale da essere più produttivo e riuscire a fare tutti quelli che sono i video unboxing e video prime impressioni di alcuni prodotti al meglio e soprattutto in maniera molto più efficace ed efficiente rispetto a prima. Qui alla mia sinistra avremo un piccolo mobile fatto a cubi, molto simile a quelli che sono i mobili a cubi di Ikea, ma non è di Ikea, quindi assolutamente una marca secondaria. In ogni caso verrà qui nella parte bassa come se fosse un appoggio oggetti, ma per me sarà tutto quello che andrà a contenere tutta la mia attrezzatura da videomaker. Prima avevo un semplice tavolinetto, adesso l'ho modificato e ho realizzato dei cubi da posizionare qui in quest'angolo. Inoltre qui sulla mia destra, sopra il termosifone, ci sarà un organizer di quelli di Ikea, molto molto carini e molto molto interessanti, e qui alle mie spalle verrà illuminato con delle lampadine vintage. Quindi ragazzi, questi sono solo delle piccole chicche che volevo illustrarvi del nuovo studio e vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto il primo video all'interno di questo studio e noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.